Lei, se vuole, le porto anche i bauli alla stazione. Adesso, per accontentare tutti voi, faccio quello che mi pare a me. Questi è Petrolini, Ettore Petrolini, al culmine della carriera, in una film del grande regista Alessandro Blasetti. Avete sentito bene, ho detto una film perché siamo negli anni 30 e il regime fascista, in odio alle lingue straniere, sta italianizzando tutto e un film diventa appunto una film femminile o addirittura filmo maschile. Dunque, quando gira questo film, Petrolini è popolarissimo e il pubblico, come avete sentito, gli chiede di recitare i Salamini o Fortunello o Gigi Erbullo, ma soprattutto lo invita a eseguire Gastone, che è senza ombra di dubbio il personaggio più riproposto, citato e parodiato di tutto il teatro italiano. A scapito dell'attore Petrolini, che ha meriti e fama che vanno ben al di là del personaggio Gastone. Guardando Petrolini, infatti, c'è sempre da imparare, vi dirà l'uomo di teatro. Guardando Petrolini c'è sempre da divertirsi, vi dirà il semplice spettatore. E i giovani dal canto loro, guardando Petrolini, scoprono una comicità che ha lasciato tracce profonde su tutti i comici delle generazioni del dopoguerra. Però Petrolini non ha solo inventato personaggi, cantato canzoni, recitato commedie. Petrolini si è dimostrato un grande e raffinato autore che ha giocato con la lingua italiana con grande abilità.